Che giorno è oggi? Oggi è il 28 febbraio, sì. E abbiamo cominciato il progetto Orto. Come vedete abbiamo già vangato il terreno e abbiamo già valutato su cosa piantare in futuro. La cosa fondamentale è sapere, prima di fare un orto, cosa si vuole mettere. Sapere le piantine quanto spazio hanno bisogno, in modo tale da mettere le piante distanziate l'una con l'altra in modo giusto. Quindi con un metro andiamo a valutare un attimo quello che abbiamo intenzione di posare, insomma. Qui metteremo dei filari di piselli rampicanti, cornetti, pomodori, cipolle, aglio. I filari di piselli hanno bisogno di 30 cm da una pianta all'altra. I piselli sono piantine che si posano verso aprile e si raccolgono a fine primavera. Quindi poi d'estate lasceremo lo spazio per mettere pomodori e tutte quelle piante che crescono d'estate. Dopodiché metteremo dei vasi che andranno ad ospitare carote, piante di carote e di peperoncini. Inquadra anche lui, dai. Yeah. Oh. Disturbatore con la panda. Di mettere dei vasi con delle varietà di peperoncino di vari tipi, dal più piccante al meno piccante, e quelle piante invece le metteremo da seme, perché il peperoncino non richiede una grande conoscenza di orto, quindi se mettiamo un seme anche acquistato da internet, ci sono siti specializzati in semenza di peperoncino, abbiamo buone probabilità di crescita della pianta, non ha bisogno di conoscenze particolari, insomma. Ecco, questa è una pianta di menta che la mia collaboratrice ha intenzione di lasciare, e infatti vediamo qualche germoglio che sta ancora buttando, visto che sta facendo abbastanza caldo già a fine febbraio, quindi andremo a lavorarla, ad arieggiarla lateralmente in modo da farla crescere meglio. Qui abbiamo deciso di tenere uno spazio per le piante aromatiche, quindi timo, salvia, rosmarino. Qui poseremo delle coste e poi pomodori lungo quella linea lì, pomodori di tipo ciliegino. Dopodiché metteremo delle piante di zucchine, e le zucchine hanno bisogno di spazio, molto spazio l'una con l'altra, quindi metteremo non troppe piante, se no rischieremo che le piante si rubano l'ossigeno a vicenda e quindi il raccolto non sarebbe come quello che vogliamo. E fai mettere ogni tanto una ripresa stupida. Questa è una tecnica militare. La base di un buon orto comunque è la fase iniziale, ovvero la vangatura. La terra deve essere ben arieggiata, priva di sassi, deve essere il più possibile drenante, in modo tale che l'acqua filtri all'interno della terra, in modo tale da bagnare le radici delle nostre piante. Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto, e la terra è molto buona, andrà concimata con un po' di concime stallatico e con dei pellet di escremento di gallina. Ecco, l'obiettivo di quest'orto è anche il creare una sinergia fra le piante, quindi andremo ad accostare dei tipi di piante che si sposano bene con altri tipi, in modo che si aiutino a vicenda nella crescita. Quindi mischieremo le cipolle con le zucchine, quindi faremo degli accostamenti studiati e confermati comunque. Uno step che abbiamo evitato di fare è quello di seminare le piante direttamente dal seme, ma
andremo ad acquistare delle piante già cresciute da circa un mese, perché la mia esperienza con la luna crescente, la luna calante, la luna piena, che va a condizionare la crescita del seme, non è ancora ben franca, quindi partiremo da delle piantine già cresciute, insomma. Ecco, un'altra cosa, ad esempio, andremo ad eliminare queste piante con una paletta, se puoi zoomare, andremo a scavare sotto la radice della cicoria selvatica per poi andare a togliere la radice, perché eliminare solo la parte superiore non ha senso, bisogna estirpare la radice in modo tale che poi non si ricreino altre piantine a fianco. Qui bisogna vedere la terra che non abbia più radici infestanti, così almeno non cresce più, escono altre piante infestanti. Come potete vedere, ci sono anche delle piante da frutto che speriamo producano. Abbiamo pere, pesche, susine, mentre là in fondo abbiamo dei sacchi con all'interno delle fragole che andremo a ripiantare prossimamente. E come vedete il terreno è già bello arieggiato. Abbiamo messo un po' di stallatico, dal concime stallatico, e adesso con il rastrello andremo a mischiare la terra col concime. Abbiamo fatto delle valutazioni in modo tale da capire il sole come girerà durante il periodo estivo, in modo da avere calore distribuito in modo equo. Fondamentale è valutare un attimo la primavera. Se la primavera è piovosa oppure meno piovosa, avremo un guadagno in produttività delle piante posate. Ad esempio l'anno scorso c'è stato un periodo primaverile caratterizzato da forti piogge che hanno un po' indebolito le piante e di conseguenza modificato anche la loro produttività. In questo orto eviteremo di mettere reti antigrandine perché siamo positivi, speriamo che non ci siano grandinate. 3 anni fa purtroppo nel mio orto, non questo, il mio personale, ho avuto a che fare con la grandine a metà luglio che mi ha distrutto gran parte dell'orto. Quindi i peperoni erano ammaccati e sono marciti, le zucchine sono state tritate, quindi speriamo che non ci siano grandinate, insomma, ecco. I nostri vecchi dicevano che in base a delle determinate cose avremmo avuto dei climi particolari durante l'anno. Secondo me è normale che non esistano stagioni tutte uguali, bisogna un attimo valutare in base alla nostra esperienza, ecco. E una volta gli anziani avevano tutti i loro metodi per valutare, tipo aprivano i semi dal caco, lo tagliavano in due, e in base a quello, a una figura che si creava all'interno del seme, sapevano se era un'estate produttiva o meno produttiva, un inverno nevoso o meno nevoso. Sfrutteremo la natura, quindi speriamo che gli insetti e tutto il ciclo che c'è all'interno del nostro orto ci aiuti nel nostro lavoro. Quindi no concimi assolutamente, qua sarà tutto biologico al 100%. Poi questa è una pianta aromatica di salvia, piantata l'anno scorso, le foglie presentano dei segni. Questi segni sono stati fatti da insetti, ad esempio gli afidi,
che sono molto molto dannosi per le nostre piante, che purtroppo sono presenti in un'agricoltura biologica. Tutti quegli insetti che andranno a mangiare le foglie, andranno a mangiare le radici, sono contrastate dalle coccinelle. Le coccinelle sono fondamentali perché vanno a mangiare gli insetti dannosi, ecco. Un'altra cosa da verificare all'interno del nostro terreno è la presenza dell'ombrico, che l'ombrico mantiene il terreno bello, bello morbido, perché mentre l'ombrico scava nella terra, di conseguenza tiene anche mossa la terra sottostante e aiuta il nostro lavoro quotidiano. Chiaramente l'orto comporta anche la presenza di zanzare, perché andremo a bagnare spesso con dell'acqua, quindi d'estate teniamo conto che il terreno sarà popolato anche da zanzare, quindi armiamoci di qualche prodotto naturale che ci protegga dalla puntura della zanzara. Ecco. Purtroppo ultimamente ho notato che più passano gli anni, più le api scarseggiano, quindi andremo ad inserire all'interno dell'orto dei fiori, ad esempio girasoli ed altri tipi, in modo che queste piante, che questi fiori attirino le api, insomma. Ecco, le api sono fondamentali per l'impollinazione dei nostri vegetali, e quindi andremo a mettere soprattutto girasoli giganti che crescono comunque sia molto alla svelta e vanno a attirare, insomma, le api. È arrivato il momento di farsi una pausa, perché il duro lavoro nel campo è faticoso, però dà le sue soddisfazioni. Lo scopo di questo orto è anche quello di raccogliere, ma anche di coltivare, quindi deve essere un passatempo piacevole che serve un po' a scaricare le tensioni e le ansie della giornata. Ecco, un'altra cosa fondamentale nella coltivazione di un orto è la pazienza, quindi non dobbiamo aver fretta, bisogna lavorare con calma e valutare le giornate. Sicuramente non raccoglieremo verdura e frutti in poco tempo, in base al lavoro che facciamo avremo un risultato. Ecco, una cosa da evitare quando si va in un orto: lo smartphone va preso e gettato a terra, perché nell'orto non serve lo smartphone, bisogna lavorare senza distrazioni. Consiglio a tutti la pratica dell'orto perché, come dicevo prima, è un antistress naturale, quindi se dobbiamo sfogarci è una bella attività ricreativa, insomma. Ecco. Andremo ad eliminare queste canne di bambù che sono state messe l'anno scorso, in modo da fare un lavoro un po' più ordinato e più bello da vedere, insomma. Ecco. Al centro dell'orto metteremo una passerella fatta con delle assi di legno, in modo da poter camminare tranquillamente senza sporcarci all'interno del nostro terreno coltivato. Quindi qui ci sarà una passerella centrale fatta con assi di legno. Cosa fondamentale per i bambù è che sia ben ancorato a terra, perché quando andrà a crescere una pianta di pomodori, il pomodoro col suo peso rischierebbe di far crollare la struttura. Quindi bambù belli saldi a terra e se possibile anche legati l'uno con l'altro. Sì, però il lavoro qua non è fatto di merda. Chi l'ha fatto? L'ha fatto qualcuno, un cantante famoso di Chiduno. Andremo a togliere queste canne per metterne altre più con un diametro maggiore, più alte e allineate fra di loro, in modo tale da avere un qualcosa di bello anche da vedere. Fondamentale in un orto è avere accesso a una canna dell'acqua vicina, in modo da poter bagnare, soprattutto quando le piante sono ancora piccole, in modo costante o frequente.
Ecco, durante l'estate, se abbiamo intenzione di andare in ferie qualche settimana o quindi non possiamo lavorare l'orto, cerchiamo di anticipare i tempi trovando qualcuno che se ne possa occupare nel momento in cui noi non saremo presenti, perché l'assenza dall'orto anche per sole due settimane può creare i suoi danni, insomma, quindi le piante infestanti si riproducono a dismisura e se nessuno se ne prende cura al ritorno delle nostre vacanze ci troveremo un orto trasformato in negativo. Una cosa fondamentale è anche sapere la metratura del nostro orto, così per gli anni futuri andremo un attimo a valutare quante piante possiamo mettere in più rispetto all'anno passato, quindi poco spazio ma usufruito al 100%. Adesso andiamo a misurare la lunghezza e la larghezza in modo da ottenere una misura in metri quadri del nostro terreno coltivabile. Per 3 metri abbiamo 21 metri quadri di orto coltivabile. Allora, per oggi la giornata è conclusa, abbiamo fatto le nostre valutazioni, prossimamente andremo al consorzio agrario, tutti i paesi ne hanno uno, a visionare le piante, i concimi da utilizzare o magari comprare qualche attrezzo utile per il nostro orto e dopodiché proseguiremo con la posa delle piante che cresceranno in primavera e che fruttificheranno per prime, tipo piselli ed altro. Queste sono le condizioni iniziali di questo orto, confidiamo in un buon lavoro, speriamo che fruttifichi e che tutta la famiglia mangi i prodotti nati dal nostro orto in modo completamente biologico. Ecco, cosa fondamentale per me è il fare un orto biologico, quindi senza l'utilizzo di pesticidi di qualsiasi tipo, chimici e non chimici. Figa, faccio discorsi un po' di merda. No, beh, ma guarda, se metti... Questo è il nostro primo video e confidiamo di farne altri successivamente. Vai. Ok, qui in descrizione vi lascio un link utile che vi collegherà ad un sito per l'acquisto di semi strani di peperoncini. Ho un amico di Pistoia che produce peperoncini, ha un sacco di varietà particolari per piccantezza, per colore, per provenienza e a poco prezzo potete acquistare questi semi che daranno frutti molto belli da vedere e molto buoni da mangiare, quindi in descrizione.